Bentornata su Respiro Mondo. Oggi finalmente voglio parlarti del viaggiare da soli. Viaggiare da soli non è per tutti. È una cosa che dipende moltissimo da come siamo fatti, da quanto sappiamo stare da soli, e ci sono persone a cui semplicemente non piace, ci sono persone che hanno bisogno o hanno semplicemente voglia di condividere tutto il percorso del viaggio. Quindi una cosa che voglio che tu sappia è che non è che se non te la senti di viaggiare da solo hai qualcosa in meno rispetto agli altri. Io è una cosa di cui mi sono innamorata leggendolo prima di tutto in alcuni libri e poi è una cosa che ho voluto fare, ma ho voluto fare per me, perché per me significava essere indipendente, significava non dover più aspettare nessuno per fare le cose che amavo. Significava avere una grande soddisfazione e diventare anche molto più sicura di me, perché ti metti alla prova da solo, perché raggiungi i tuoi obiettivi, realizzi i tuoi sogni, fai quello che ti senti di fare. Vuol dire non avere vincoli, non avere limiti, non dover scendere a compromessi, vuol dire fare tutto quello che ti senti di fare. Ma una cosa importante è che a questo punto, al viaggiare sempre da sola in modo tranquillo, ci sono arrivata piano piano. E una cosa importante secondo me è anche partire dal fare delle piccole semplici cose da sole, quindi imparare ad uscire da sole, imparare a andare a cena da sole, a viversi dei momenti sereni da sole, a darsi un appuntamento con sé. Quindi si parte sempre dalle piccole cose. Ma partiamo dal principio, io sono Jessica. E poco prima dei 34 anni sono partita per l'Australia, dove mi trovo in questo momento, e sono partita ovviamente da sola, ma questo è solo l'ennesimo dei tanti viaggi che ho fatto in solitaria. La prima cosa da dire è che la mia mamma in particolar modo, ma comunque i miei genitori, mi hanno cresciuto molto indipendente fin da subito. Io ero una bambina molto molto timida e la prima volta che mia mamma mi ha mandato in vacanza da sola ero in terza elementare. Mi ricordo che mi mise sul pullman di questo oratorio che io non avevo mai frequentato, dove non conoscevo nessuno, e io piangevo tantissimo, disperata, e apprezzo tantissimo ad oggi quello che lei ha fatto. Mi ha messo su questo pullman mentre piangevo, mi ha guardato e mi ha detto: un giorno mi ringrazierai, so che adesso potrai odiarmi, ma un giorno mi ringrazierai, lo faccio per il tuo bene. Io non posso smettere di dire grazie per questa cosa, perché ricordo ancora come mi sentivo, quella che nessuno conosce, quella che nessuno vuole in stanza perché non ha nulla da condividere, quella che era a disagio, non conosceva nessuno ed ero solamente una bambina. Ma in quella vacanza io mi sono divertita, ho fatto amicizie e questo mi ha permesso quindi anche di crescere in un qualche modo, a imparare proprio a cavarmela da sola. Da lì poi io mi ricordo il primo aereo che ho preso da sola è stato ad 11 anni, quando mi ha messo sull'aereo, ovviamente accompagnata da un hostess, per andare appunto in Sicilia a trovare i miei nonni. Poi ci sono state innumerevoli vacanze con le amiche, con gli amici, alle medie già passavo l'estate magari con le mie amiche e i loro genitori, poi con i miei fidanzati da quando avevo 16 anni, quindi in realtà sono sempre stata abituata a stare in viaggio, non dico da sola perché non ero da sola, ma comunque a cavarmela da sola senza un parente, senza dei genitori, senza qualcuno con cui hai veramente tanta confidenza che si prende cura di te, fin da quando ero appunto bambina. Arriviamo però al momento del primo viaggio in solitaria, quando ho deciso ok, io voglio partire da sola. Innanzitutto ti premetto che per me partire da sola e fare un viaggio in solitaria non vuol dire passare tutto il tempo da sola, vuol dire semplicemente non avere vincoli, non avere limiti, vuol dire rimanere aperti alle opportunità, alle persone che conosci, e quindi viaggiare da sola significa semplicemente partire da sola, ma io amo conoscere gente, unirmi a dei gruppi, unirmi alle persone che conosco in viaggio, quindi sono due cose molto diverse. Quando ho voluto mettermi alla prova e capire se effettivamente il viaggiare da sola facesse parte della mia vita, della mia dimensione, si sposasse bene con la mia personalità, era tipo il 2016,
quindi avevo 27 anni. E una sera era una sera di agosto, ero a vedere le stelle cadenti con il mio migliore amico dei tempi e gli dico: sai che c'è? Io voglio fare un viaggio da sola. Vado su Booking e trovo un B&B a Rimini, perché giustamente non volevo partire in quarta. Fa molto ridere questa cosa, ma il mio primo viaggio in solitaria è nato come un weekend a Rimini. Adesso arriva la parte gossip. Io arrivo a Rimini, io sono partita di venerdì, quindi il giorno dopo aver prenotato. Ma cosa succede? Succede che il primo giorno in cui arrivo inizia a piovere. E quindi io dico: vabbè, le previsioni dicono che pomeriggio smette, me ne vado in palestra ad allenarmi, mi passo il tempo e pomeriggio vado in spiaggia. Ero molto spaesata, non lo nego, ero cosa faccio, dove esco, non voglio passare la serata da sola, però vado in palestra e mentre mi alleno vedo questo personal trainer e perdo totalmente la testa. Parliamo un sacco, ma essendo molto timida io non gli chiedo il contatto, non gli chiedo nulla. Solo che poi durante il pomeriggio, mentre ero in spiaggia, dico: io voglio conoscerla questa persona. Quindi parte la Jessica Stalker, vado sul sito della palestra e fortunatamente c'erano tutti i nomi dei personal trainer con la foto. Trovo il nome del personal trainer, ai tempi non c'era ancora Instagram così diffuso, quindi lo cerco su Facebook sperando che veda la richiesta di messaggio e gli mando un messaggio. Dico: guarda, io sono qua da sola, stasera vorrei farmi un giro, vorrei uscire, potresti darmi un consiglio su dove andare, cosa fare, in che zona, in che locale andare? E lui mi dice: guarda, io sono con un amico a Riccione stasera, cerco di tornare il prima possibile e se vuoi andiamo a berci qualcosa insieme. Quindi niente, lo vado a prendere tipo verso le 11 di sera e è assurdo, ma rimaniamo a parlare fino alle 5 del mattino. Lo riaccompagno, ma nel momento in cui lui scende dalla macchina ci salutiamo e io il tempo di cambiare un CD in macchina e praticamente mi giro e vedo che lui è lì che è fermo e non entra in casa. Quindi si avvicina e mi dice: guarda, ti va di fare colazione insieme? Una cosa divertente è stata che io prima di partire, in quel periodo, parlando con le mie amiche, dicevo: basta, io mi sono stufata, io voglio un ragazzo che mi capisca, voglio un ragazzo che si allena, voglio un ragazzo che la mattina a colazione mi prepari l'avena col caffè americano, non voglio quello che mi porta a mangiare la brioche al bar. E lui, giuro che non sto scherzando, la verità, mi guarda e mi dice: l'unica cosa che io, quello che ho da offrirti è un porridge d'avena e del caffè americano, non ho neanche la moca per l'espresso. In quel momento mi si apre un mondo, dico: non ci credo, è uno scherzo, sono in un film. Beh, morale, facciamo colazione assieme e lui mi dice: guarda, io domani devo partire per andare a fare il Ferragosto in Liguria, ma martedì torno, però se tu parti domenica io non ti rivedo, io voglio rivederti, non voglio che finisca così. Morale della favola, io ai tempi lavoravo in palestra e trovo dei clienti della palestra che erano vicini, quindi mi faccio il Ferragosto con loro. Quel weekend a Rimini si è trasformato praticamente in 10 giorni a Rimini. E questa cosa in realtà non la sa, penso, praticamente nessuno se non qualche mia amica dei tempi. Però il mio primo viaggio in solitaria è stato a 2 ore da casa e già subito ho imparato a seguire il flow, a cogliere le opportunità, ed è stata la prima volta anche che ho buttato all'aria tutti i piani e sono rimasta ben 10 giorni a Rimini, ed è stata una delle esperienze più belle. Mi ricordo le cene sulla spiaggia a Rimini, l'allenarsi insieme, è stato proprio bello bello bello, e siamo ancora in buoni rapporti. Quindi, a parte questo gossip personale di quello che può succedere in viaggio e di non aver paura a scombussolare tutti i piani, perché possono nascere bellissimi ricordi, questo è stato solo il primo viaggio, ma lì ho capito che a me piaceva da morire tutta questa libertà. Il secondo viaggio in solitaria è stato, invece sono passata proprio al mam col botto, perché è stato a New York. Da una domenica mattina mi arriva una mail di Skyscanner con un'offerta di un volo andata e ritorno da New York a tipo 292 euro volo diretto. Dico: cavolo, cioè
questa occasione più unica che rara. Ne avevo ancora il visto valido per qualche mese, la partenza era dopo 2 settimane e io dico, se ci penso non lo faccio. Quindi tipo senza neanche pensare a niente, senza guardare gli hotel, senza fare niente, io prenoto. Dopodiché dico, ma che cavolo ho fatto, ma sono matta a New York da sola, come mi muovo, cosa faccio, non so l'inglese. Però ormai era fatta. Quindi vado su Airbnb e trovo una stanza a 10 minuti a piedi da Times Square. Bello è stato quando ho dovuto chiamare mia mamma e dirle, mamma guarda che tra 2 settimane parto, dove vai? A New York. Con chi? Da sola. Tu sei matta, quante me ne hai dette? Poi era tranquilla perché sa che ho la testa e sa che appunto ero già abituata in qualche modo a cavarmela. Però non è stato semplice da un momento all'altro dire tra 2 settimane mai andata chissà dove, questa se ne parte da sola così. In realtà quel viaggio poi è stato molto strano perché al contrario degli altri l'ho passato veramente da sola, ma perché in quel momento ne avevo bisogno e avendo già visto New York in modo turistico l'ho passato proprio a perdermi tra le vie, allenarmi. Lì ho imparato ad amare questo tipo di viaggi, quindi non solo turistico, musei, cose da vedere, ma perdermi tra le strade, osservare la gente. Io amavo mettermi a mangiare, stare lì col mio diario di viaggio, scrivere e osservare le persone. Sono andata ad Harlem a piedi, ho trovato una chiesa di domenica dove facevano appunto la messa gospel, ma non turistica. E mi ha cambiato tanto questo primo viaggio. Poi c'è stata Valencia. Io avevo prenotato un viaggio con un ragazzo, ma poco prima di partire caput, e quindi dico, ma sai che c'è? Tutto prenotato, la stanza l'avevamo pagata, io vado da sola. 12 giorni, quindi ero abbastanza spaventata dell'oddio, un conto è fare 2 giorni, un conto è fare 5 giorni, un conto è farne 12. Arrivo in aeroporto, sto da una signora e dico, guarda, io devo raggiungere questo posto. Sai darmi consigli? Lei mi dice, guarda, in metropolitana c'è mia figlia che vive qui da 2-3 anni, chiediamo a lei che sicuramente ne sa più di me. La ragazza mi dice la fermata a cui scendere, poco prima che io scendessi mi dice, ascolta, ma ti lascio il mio contatto, sei qui da sola, se vuoi andarti a bere un caffè, se vuoi fare un giro o se hai bisogno di qualsiasi cosa almeno ci chiami. Morale? Io e Ambra ad oggi siamo molto amiche, sono tornata a Valencia altre 4 volte negli anni successivi, mi hanno ospitato loro, sento sempre la sua mamma ed è nato un rapporto bellissimo. E sono state delle persone in realtà molto importanti anche per un mio cambiamento personale, quindi cioè veramente io gli incontri che faccio in viaggio sono quegli incontri che ti cambiano la vita. E anche lì fidarsi delle persone, rimanere aperti, capire che le persone molto spesso ti aiutano anche senza avere niente in cambio, ti aiutano per il piacere di farlo. Ma più viaggiavo da sola più imparavo ad essere autonoma, a fare le cose da sola. Mi è successo di andare a raggiungere a Rimini un amico, ritrovarmi completamente accolta nella sua compagnia, tanto che poi negli anni ci sono tornata, ci sentiamo tuttora. Se una sera io non avevo voglia di stare con loro o loro magari avevano in programma di fare altro, io ho voglia di andarmi a mangiare il pesce, io me ne andavo al ristorante da sola, mi ordinavo il mio pesce con il mio vino e non me ne fregava niente, anche se devo ammettere che in Italia ancora si viene visti un po' male, quindi bisogna comunque un attimino imparare a farsi scivolare quegli sguardi di dosso o il cameriere che ti dice, ma ti metto vicino il pizzaiolo così magari chiacchieri. No, o gli sguardi delle persone che ti guardano e dicono, poverina è da sola, ma io me la sto godendo. Ma e a me questa roba rinforza, non mi fa sentire a disagio in realtà. La verità però è che più viaggio da sola più poi faccio fatica a viaggiare in compagnia, sì, ad aprirmi, conoscere persone, condividere, decidere di fare le cose insieme, però con la libertà che ognuno fa quello che vuole, che non devo essere legata, non è che se partiamo insieme dobbiamo fare le stesse cose per forza o che se ci conosciamo organizziamo di fare delle robe poi dobbiamo fare tutto insieme, no. L'ultimo viaggio, diciamo, importante fatto in solitaria è stato nel 2022 quando ho deciso di voler fare un viaggio al mese.
io prenotai questo viaggio a Lisbona, quindi 12 giorni da sola. Ho proprio condiviso tantissimo tempo con gli altri in quel viaggio. Ci sono stati pochi momenti in solitaria che tante volte dicevo: oh raga, piano, ho bisogno di stare un po' da sola, non sono abituata a condividere così tanto, anche perché in realtà io in Italia ho vissuto 6 anni a casa mia da sola. Sono ancora molto timida, sono ancora molto insicura del mio inglese, quindi quando sono arrivata, un ragazzo mi ha consigliato: guarda, per conoscere gente scaricati questa applicazione. Si chiama Meetup, è molto diffusa in Europa e in base ai tuoi interessi puoi trovare vari eventi dove ci sono magari altri viaggiatori. Quindi io trovo un aperitivo per viaggiatori solitari, tipo serata karaoke in un ristorante indiano. Mi prenoto, ci ripenso fino all'ultimo e prenoto. Mentre mi prenotavo inizia a dirmi: ma che figura di merda, io non so l'inglese, che cosa dico, se poi non capisco, ma poi mi presento lì da sola, mi faccio mille paranoie. Poi mi dico: cioè, alla fine, al massimo non ti trovi bene o cosa, te ne vai, non ti tiene nessuno. Arrivo davanti al locale e la mia testa ricomincia: ma cosa vai a fare, ma non sai parlare, ma che figura di merda, ma pensa, ti vedono arrivare lì da sola, chissà cosa penseranno. Anche lì mi riprendo, respiro, mi parlo razionalmente e dico: Jessica, male che vada, non li vedrai mai più, non li conosci, non c'è niente da perdere. Entro, mi ritrovo davanti a un tavolo di tipo 15 persone, tutti viaggiatori solitari dai 20 ai 40 anni, è stata una delle serate più belle e indimenticabili della mia vita. Lì ho capito veramente di cosa vuol dire essere se stessi, fregarsene, non avere vergogna, non farsi paranoie, perché c'era gente vestita in ogni modo. Serata karaoke dove gente stonatissima cantava e tutti applaudivano e supportavano, quindi non c'era la presa in giro, non c'era il giudizio, gente scoordinatissima che ballava. E io lì ho detto: io voglio diventare così, voglio mettere da parte tutte le mie paranoie, perché mi trattengo, quante cose mi perdo, quanta libertà hanno queste persone che se ne fregano del giudizio. Sono veramente quelle persone libere, ma libere dai giudizi di noi stessi più che degli altri, perché siamo i primi a bloccarci e limitarci. Ma sto imparando e mi sto sforzando, ed è per questo che il retreat di yoga in Sicilia, dove anche lì io sono partita in aereo con un'altra ragazza conosciuta su Instagram che viveva vicino a me, che poi è diventata una mia amica, ma quando io ho prenotato non conoscevo nessuno, mi sono lanciata in questa avventura senza aver mai fatto yoga, e lì ho conosciuto anche tante persone che sono entrate nella mia vita e ci sono rimaste e che mi hanno dato tantissimo, mi hanno fatta cambiare, mi hanno fatta crescere. E una cosa che ho imparato grazie ad Amerika e Teresa è proprio stato il dire sì alla vita, dire sì a tutto ciò che ti spaventa, dire sì alle opportunità. Io in quel viaggio qualsiasi proposta mi veniva fatta dicevo sì, proprio per superare i miei limiti, le mie paure, le mie paranoie. No, mi vergogno, no, ma non sono capace, no, ma se faccio una figura di merda, sì, me ne frego. Il 2022 è stato seguirsi i viaggi in cui partivo da sola, ma magari andavo a trovare persone. Avevo conosciuto a Lisbona, tutto nato da lì, che sono persone che fanno parte della mia vita quotidianamente, tuttora, e tra le persone che mi stanno più vicine da quando sono venuta in Australia, perché l'ho conosciuta in situazioni perfettamente allineate a me e al mio modo d'essere, di ragionare e di vivere. E poi ho imparato a fare un sacco di pazzie, cioè l'essere da sola mi ha permesso, quando ero in Sicilia a retreat, di dire: io non torno domani, io ho l'opportunità di stare 4 giorni in più, vivere in van, che era un mio sogno, guardare i tramonti del van, svegliarmi in riva al mare. Io ho cancellato il biglietto di ritorno e sono rimasta in Sicilia 4 giorni in più, sono cancellato tutti gli appuntamenti di lavoro, ho perso il biglietto, ho mandato tutto a quel paese e sono rimasta lì per vivermi quell'opportunità che mi si era presentata dal nulla. Tornando da un viaggio mi sono fermata a bere un caffè con un altro ragazzo, ho prenotato il giorno dopo un biglietto per Formentera senza conoscerlo e mi sono passata i 5 giorni a Formentera, bellissimi, meravigliosi, indimenticabili, e ad oggi siamo amici. Il grande viaggio in solitaria sicuramente è stato partire per l'Australia da sola, quindi quest'ultimo passo, ma quest'ultimo passo, non aver paura di essere dall'altra parte del mondo da sola, di non conoscere nessuno, di come avrei fatto amicizia, di come me la sarei cavata, ci sono arrivata perché appunto dal primo spostamento a 2 ore da casa, da tutti i viaggi successivi, io ho imparato come
Innanzitutto, quando hai bisogno, si sviluppa l'ingegno, in qualsiasi situazione te la cavi. Questo mi ha aiutato anche ad avere meno paura quando ero a casa, in qualsiasi situazione non sono mai andata nel panico, sono sempre stata molto lucida. Ho imparato a chiedere aiuto, anche quando mi sono rotta la caviglia in Sicilia, io non conoscevo nessuno, ero andata lì da sola, ho conosciuto tutti lì, ho dovuto chiedere aiuto a degli estranei, farmi aiutare da degli estranei. Ti aiuta tantissimo a sviluppare l'intuito e a innanzitutto ascoltarti, capire cosa hai voglia di fare, cosa vuoi fare, se una situazione fa per te oppure no, ma soprattutto rispetto agli altri, quindi a capire se di quella persona ti puoi fidare, se quella persona è affidabile, se una situazione ti puzza, un senso che ti si sviluppa, che si allena. E quindi, cioè, viaggiare da sola a me ha cambiato la vita. Quindi se ti posso dare un consiglio è, se è una cosa che vuoi provare a fare, provala a piccoli passi, parti da piccoli viaggi vicino casa, non fare il passo più lungo della gamba, ma datti il tempo di capirti, di conoscerti, di esplorarti. Momenti difficili sono tanti, con la solitudine ci si deve convivere, soprattutto non tanto se si tratta di piccoli viaggi, ma se si tratta di grandi viaggi. Però una volta che inizi a imparare a cavartela in queste situazioni, sei a cavallo nella vita di tutti i giorni. Soprattutto rimani aperto alle opportunità. Il vantaggio del viaggiare da sola è poter fare quello che vuoi, ascoltati sempre, non costringerti a fare cose che non vuoi, se non ti senti a tuo agio e lascia stare, non c'è nessuno che ti obbliga. Io lo dico sempre, almeno un viaggio nella vita in solitaria va provato a fare. Poi può essere che non è il tuo, o può essere che come me non ne puoi più fare a meno e diventa una droga. Però se hai un minimo di pallino, provalo, fallo. Questa è quella che è stata la mia esperienza con i viaggi in solitaria, tutto quello che mi hanno insegnato i viaggi in solitaria, come ho imparato a dire sì alla vita e a cogliere le opportunità, a seguire il flow e non fare dei piani o dei programmi troppo precisi e rigidi, perché il bello della vita è che la vita è un viaggio, che si può sempre cambiare strada e si può sempre cambiare destinazione, e che il punto non è la destinazione ma proprio il viaggio che si fa.